qui a Camper, ma l'Italia non è soltanto buona nel piatto, ma anche bella da vedere con dei borghi gioiello pazzeschi. Vabbè, se parli di borghi, parli di lei. Gloria Aura Bortolini. Vediamo. A Scicli. Oggi mi trovo a Scicli, non distante da Ragusa, nella Sicilia sud-orientale. È una tranquilla cittadina barocca, patrimonio dell'UNESCO dal 2002. Scicli è diventata famosa per la fiction di Montalbano e questo è il commissariato più famoso d'Italia, il commissariato di Vigata, che si trova al piano terra del municipio di Scicli. Ciao Giuseppe, buongiorno. Ciao, ciao Gloria Aura, benvenuta. Tu lavori in questo splendido palazzo. Io sì. Ci porti a visitare la stanza del sindaco? Ma molto volentieri, anche perché è bellissima, elegante e di grande fascino. Andiamo! Quando mi ricapita di risedermi sulla sedia di Montalbano, ne approfitto. È una grande responsabilità, voglio dire. Sono pronta. Allora, ci troviamo nella stanza del sindaco di Scicli. È l'interno istituzionale più importante e più elegante della provincia di Ragusa. In genere qui accade che il questore Luca Bonetti Alderighi rimproveri aspramente il commissario Montalbano perché il commissario Montalbano è un tipo abbastanza fantasioso e quindi è un poliziotto un po' fuori dalle righe. E qui avviene il litigio fra i due. E questa è la chiesa di San Giovanni Evangelista, un gioiello di arte barocca, e proprio qui si trova un dipinto molto insolito. Sì, quello che si trova alle nostre spalle è il cosiddetto Cristo in gonnella. In realtà non è un Cristo con la gonna, per quanto sembri tale, ma è un Cristo sacerdote, perché in Spagna, sul fine del 1600, in un momento oscurantista, hanno deciso che raffigurare Cristo col perizoma fosse poco pudico e quindi hanno raffigurato questo Cristo che ai lembi ha una veste sacerdotale. In questa antica farmacia del 1902, che oggi è diventata un museo, si possono ammirare ancora i mobili originali, i vasellame, i medicamenti. È davvero unica. Sì, ci troviamo all'interno dell'antica farmacia Cartia, che è una farmacia che risale al 1902 e si tratta davvero di una grande testimonianza d'epoca, dove il tempo sembra essersi fermato. Da Scicli non si può non salire a Santa Maria della Croce, un luogo veramente speciale, un convento sulle colline rocciose con un panorama incantevole. E da qui mi godo ancora un po' Scicli, che lo scrittore Elio Vittorini definì forse la più bella di tutte le città del mondo.